prova di forza dello Skill Legion di Andrea Staglianò nella partita di sabato a Soverato con la doppietta di Torchia, la capolista si prende i 3 punti e si isola in testa alla classifica, approfittando anche dei mezzi passi falsi delle inseguitrici. Il Real Cropone fermato sul 3-3 dal Real Soveria Simeri, addirittura il Life Simeri Creek che viene sconfitto in casa dal Real Giano. E la Skill Legion ha l'opportunità di allungare ancora in classifica, perché giovedì avrà il recupero proprio contro il Real Giano, ripartirà dallo 0-0 di quando era stata sospesa la partita, però basterà vincere questo incontro, anche se bisogna stare attenti perché, come vediamo, il Real Giano è andato a vincere a Simeri Creek, quindi dicevamo basterebbe vincere questa partita per portarsi a 5 punti di distacco, e poi ci sarebbe ancora una partita in meno perché, come si sa, in questo campionato di squadre dispari una riposa ogni domenica. Questa domenica ha riposato lo Staletti, che si mantiene in quinta posizione appunto con il Città di Soverato. Sale in classifica a 10 punti la Vigor Catanzaro, che nell'anticipo di sabato batte per 1-0 la Kennedy. L'ultimo risultato che vi dobbiamo dire è la vittoria per 2-0 del Grifone contro 2-0 contro il Goldfellas, il Grifone di Catanzaro, che era ultimo in classifica, la prima vittoria di questo campionato per la squadra catanzarese.